Oggi vi preparerò un flan di patate pancetta e raschera. Ciao, sono Sebastiano e queste ricette sono tra me e voi. Per prima cosa taglio le patate. Faccio una cubettata. Vedete che questo coltello ha degli alveoli? Ogni tanto si trovano sia nei coltelli lunghi che in questi. Serve anche per la patata, perché in realtà è molto amido. Questi alveoli servono per far entrare aria, in realtà, e quindi far staccare il cibo. Anche il salmone, che è molto grasso e si appiccica al coltello, infatti ha un coltello adatto che è con gli alveoli, quindi serve per quello. Metto una noce di burro in una padella. Un pizzico di sale. Questa è la ricetta più semplice, più classica. In realtà qui si può aggiungere anche del porro, del cipollotto, magari della zucchina, un'altra verdura. Insomma, questo è lo standard dei flan, ma in realtà poi si può fare con qualsiasi altra verdura. Una volta che hanno rosolato un po' le patate, va aggiunta un po' di panna e un po' di brodo. A questo punto dovrà cuocere circa per un quarto d'ora, insomma, la patata deve sfaldarsi, deve diventare come un purè ma un po' più duro. Adesso dobbiamo fare il roux. Il roux è lo stesso che si usa per la besciamella, quindi burro e farina sciolti da una parte e dall'altra parte si aggiunge il latte nel caso della besciamella, in questo caso aggiungeremo l'impasto di patate. Una volta sciolto il burro, essere ben sciolto, aggiungo la farina. Per questa ricetta burro e farina va allo stesso peso, quindi in questo caso avremo 400 g di patate, 80 g di burro, 80 g di farina. Una volta che le patate iniziano a sfaldarsi, va aggiunto il roux. Quindi dopo che abbiamo messo il roux, inizierà a legare. A questo punto lasciamo l'impasto a riposare e iniziamo a comporre lo stampino. Bisogna bardare lo stampino, quindi mettere nella parte esterna la pancetta. Quindi prendo due fette di pancetta e lo bardo completamente. Prendo l'impasto di patate, metto dentro la raschera. Io utilizzo la raschera perché è comunque un formaggio semistagionato ed è perfetto per questa preparazione, perché comunque all'interno si scioglierà all'interno dell'impasto, ma rimarranno i pezzettini di formaggio fusi, che è un po' il gusto che voglio dare. Quindi metto dentro il formaggio, lo giro insieme all'impasto di patate e riempio lo stampino. A questo punto lo metto in forno a 180 gradi per una decina di minuti, 15 circa. La cosa bella è che questo flan si può fare anche il giorno prima, si può lasciare in frigorifero in questo modo e il giorno che si deve utilizzare, in questo caso Natale, basta metterlo in forno un quarto d'ora prima e lui viene pronto da solo. Adesso preparo la decorazione, quindi il pak choi o cavolo cinese, che è questo. Io utilizzo la parte verde per fare la decorazione, quindi userò la foglia e la faccio friggere. In realtà poi il pak choi ci servirà anche come accompagnamento al secondo di carne che faremo per il menù di Natale. E adesso li friggo. Il flan è pronto, lo lasciate stiepidire per una decina di minuti, quindi giusto che arrivi a temperatura perché si deve un attimo ricompattare. Vedete che sta ricompattando, che si stringe un attimo. A questo punto va girato in un piattino. E infine la decorazione di pak choi.